So che ci sono stati degli incontri su ci sono stati recentemente degli incontri con i vigili del fuoco al CTR, e quindi chiedevo se un aggiornamento sull'incontro avvenuto e su quelli che sono, insomma, gli sviluppi anche da questo punto di vista. Indubbiamente esiti e sviluppi della diffida che ha fatto il comune nei confronti della provincia, della città metropolitana. Ahimè, io noto e avendo visto, insomma, gli invitati alle commissioni, noto delle assenze e magari volevo solo anche capire se eventualmente hanno giustificato l'assenza o motivato l'assenza e in che termini lo hanno fatto, perché penso che sarebbe stata importante la presenza. L'altra è legata a quelle che possono essere le azioni dei nostri uffici, ufficio ambiente, nello specifico, legato a quello che è, insomma, sicuramente tutta l'azione non solo della sicurezza, ma proprio dell'aspetto ambientale che ha questo impatto del deposito, e quindi provo a capire da quale tipo di azioni si vanno a prospettare. L'altra domanda è legata sono i costi relativi a protezione civile e anche VAS che sono stati inseriti nel bilancio, ma che a dire il vero credo non abbiano nessuna attinenza legata al deposito, se non ad altro. Allora, la domanda era se eventualmente invece si pensava di valutare che anche questi due, sia la protezione sociale, la protezione civile, sia eventualmente commissionare una VAS che abbia invece che sia legata, insomma, al deposito. L'altra era la chiarezza sulle concessioni demaniali. Insomma, credo che sulla stampa qualche settimana fa, più di una volta, sia uscita anche l'informazione, la notizia che sia stata pagata, insomma, la concessione, in assenza di una concessione firmata e non ci sia stato pagamento, quindi, insomma, volevo un po' più avere un quadro chiaro rispetto agli articoli di stampa e soprattutto a quelle che sono, insomma, le vostre azioni in merito. Inoltre, ho aggiunto quale ruolo ha in questo momento l'amministrazione all'interno del nuovo consiglio direttivo dell'ASPO. So che si è insediato, insomma, un nuovo consiglio direttivo, so che tra l'altro è stato nominato un consigliere comunale, insomma, in sostituzione del sindaco. Insomma, volevo capire anche in quel contesto, che ovviamente sappiamo tutti quanto importante possa essere, che tipo di argomentazioni e che tipo di azioni portiamo all'interno di quel consiglio. Infine, ci sono due punti sulla quale volevo soffermarmi, magari anche un po' di più sull'ultimo. Quello che è la sicurezza e la viabilità della strada. Anche qui è sotto gli occhi di tutti, in maniera molto evidente, che ci sia una questione di sicurezza per quanto riguarda anche la viabilità. La strada via Maestre del Lavoro non ha assolutamente, proprio in relazione anche all'accesso di cui si parlava prima, non ha né vedere nessun. Cioè, diventa sicuramente pericolosa, anche adesso è pericolosa. Abbiamo più volte visto, anche qui, sia sulla stampa, ma anche, come dire, gli stessi cittadini, insomma, ci hanno segnalato di quanto è pericolosissima l'emissione dei camion che in questo momento stanno realizzando deposito, in mancanza di segnaletica verticale, orizzontale, in mancanza di, insomma, tutta una serie di sicurezze che diventerebbero per quella strada un rischio in più, oltre che all'elenco infinito degli altri. E infine, l'ultimo punto era semplicemente uno scambio su come vorremmo affrontare il ricorso al target, visto che sono il 10 di maggio. Indubbiamente la manifestazione ha un suo fine, una manifestazione organizzata e pianificata dal comitato, dove appunto tutta la città sarà presente. Questo sarà un segnale forte che il tappo indubbiamente cioè, quindi prendere atto, però, insomma, volevo capire a livello di amministrazione, a livello di governo della città, che tipo di come ci stiamo preparando a questo, quali sono le nostre azioni.